economia in rialzo, noi penalizziamo con tutte queste manifestazioni, che badate bene, il diritto di manifestare è un diritto costituzionalmente garantito, però esiste anche il bilanciamento dei diritti e il bilanciamento dei diritti è quello che sì, occorre manifestare, ma ci vogliono delle regole che proteggano gli altri cittadini. Il diritto al lavoro, il diritto che è fondamentale. E allora se non si tiene conto di questo bilanciamento dei diritti non andiamo da nessuna parte. Il diritto alla salute. Io devo dire che sto per emanare una direttiva che tiene conto proprio di questi principi, riconoscendo il diritto alla manifestazione, ma secondo delle regole ben precise. E quindi oggi, appena finisce questa assemblea, io ritornerò a Roma e quindi metterò a punto gli ultimi aspetti che ancora mi preoccupano. Però anche su questo abbiamo lavorato insieme ai sindaci, perché non dimentichiamoci che anche da un punto di vista sanitario l'autorità è il sindaco. E allora ecco perché io ritengo che in seno ai comitati provinciali, ordine e sicurezza pubblica, si deve fare sintesi di tutte quelle che sono le problematiche del territorio, tenendo conto dei singoli aspetti e delle competenze di ciascuno. Quindi, in questa logica vorrei ritornare al provvedimento di cui sono stata incaricata dal Presidente Draghi, proprio per cercare di attualizzare, ecco, voglio parlare di attualizzare il testo unico enti locali. Lo dico anche per Pella, che c'è anche il suo provvedimento, e adesso ne parlavamo poc'anzi, è il momento di far andare avanti quelle che sono alcune disposizioni contenute nel provvedimento di Pella, ma è anche necessario avere un quadro organico che parta come governo, quindi come provvedimento governativo, che noi porteremo adesso all'attenzione anche delle forze politiche e poi porteremo ovviamente all'esame del Consiglio dei Ministri per poi far iniziare l'iter. Io ho avuto molto piacere a sentire oggi il sottosegretario Sisto, perché ha dato un'apertura importante per quanto riguarda il penale nei confronti dei sindaci. Obiettivamente questo è un tema, secondo me, molto importante e molto sentito dai sindaci, perché non si tiene ben conto della differenziazione che c'è tra gestione di quelle che sono le attività che fanno capo all'amministrazione locale e invece quella che è la responsabilità del sindaco che non deve ricadere necessariamente se non si fanno dei lavori, se cade un albero per strada. Ci sono delle Queste le responsabilità di parole tipo del diverso che ministro vanno Lamorgese valutate in in questa un ottica. incontro dell'ANCI